Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo 7 in quello che è l'ultima gara della Neo Classic Competition. Menu numero 43 del GT Café, ci manca l'ultima gara qui al Fuji Speedway, 10 giri da dover affrontare sempre con la Suzuki V6 Escudo che nelle precedenti due gare si è dimostrata all'altezza, andatevele a rivedere per vedere in comunque se siamo riusciti ad arrivare tra le prime tre posizioni. Siamo qui sul Fuji Speedway dunque per provare a vedere se riusciamo in questo circuito a piazzarci fra i primi tre. Non sarà facile, sarà complicato, noi ci proviamo sempre con appunto la Escudo. Abbiamo deciso di designare a questa sfida Neo Classic quest'auto, dato che l'ho comprata e l'ho pagata un bel po' di crediti, meglio sfruttarla ed utilizzarla. Vediamo come ce la caviamo andando in pista. Bene, e allora siamo pronti a partire come al solito qui con la Suzuki Escudo. Attenzione sempre a queste curve che sono sempre quelle più rognose, ma vediamo un po' con la visuale on board. Attenzione all'Audi 4 Pixpeak che si stava per intraversare. Vediamo come riusciamo a cavarcela. Queste curve saranno impegnative perché molto strette, molto tecniche. Mentre su questo rettilineo molto probabilmente perderemo tantissimo dai piloti davanti perché hanno una velocità devastante. Certo, ce l'abbiamo anche noi, però anche degli ottimi freni in realtà, Il problema è che questo carburante non mi piace. Non mi piace il carburante perché abbiamo tre giri. Mi sa che fino al quinto non ci arriviamo allora. Dentro al CLK così anche con un po' di cattiveria. Sto vedendo pioggia? O ho svisionato male? No, ma si sta avvicinando la pioggia. Vuoi che arrivi a metà di questo giro? Violazione del limite del tracciato, mezzo secondo di penalità. Ok. Metti le gomme da bagnato, riforniamo full. Noi il carburante lo consumiamo veramente, veramente tanto. Noi il carburante lo consumiamo veramente, veramente tanto. Ma i primi non si sono fermati. Probabilmente
ne risentiranno. Però forse io ho messo, sono l'unico ad aver messo le gomme da bagnato. Potrebbe essere stato un errore, non lo so. Potrebbe essere stato un errore aver messo le gomme da corsa da bagnato. Non lo so. Mica se non gira. Allora, qui è tutto un po'. Allora, un altro pit probabilmente andrà fatto, ma non so. Ma non so perché è una gara strana. C'è Izzal in testa? Con quelle da bagnato si va meglio che con le intermedie. Questo lo abbiamo capito, quindi non è stata poi forse tanto una strategia sbagliata. Nel bagnato poi si risparmia anche il carburante. Noi stiamo andando con mappatura carburante a 6. Noi abbiamo un 4x4 tra l'altro, che sul bagnato comunque un po' più di stabilità ce la offre. Attenzione a Cocobun che rischia. Mamma come si va lenti! Ok, a me con il 4x4 qui dovremmo avere forse un pochino più di... No? Allora, se non esce il sole, la pista ad asciugarsi ci metterà un po'. Eh no, loro comunque vanno più veloci, eh. E adesso non pioverà più. E forse le wet qui inizieranno ad essere un problema. Attenzione a Dizal.
proviamo ad infilare qua. Rischioso. Ok, occhio, occhio. Oh, scusi, signor Izzal. Le pare? E se ne va. Izzal va un po' largo. È ancora un po' bagnato per mettere, per rientrare e mettere delle gomme da asciutto. Ci sono ancora dei tratti di pista troppo troppo rischiosi. E qui ce la giocheremo probabilmente con Izzal, salvo di nuovo cambi, salvo di nuovo colpi di scena. Pioggia non ce n'è più, quindi l'acquazzone l'ha fatto. Le intermedie qui ora iniziano ad essere molto più performanti, eh. Attenzione, è rimasto inchiodato dietro però. Io faccio un altro giro. La pista è ancora abbastanza bagnata. Mettere le gomme da asciutto è ancora troppo troppo rischioso. Attenzione, Izzal là dietro, eh. Attenzione, una gara pazza. Una pazza gara questa al Fuji Speedway, con la pioggia che come al solito scombussola le carte in tavola. Ma la gara non è ancora finita. Abbiamo due giri e mezzo sostanzialmente da dover ancora fare. Si prova a passare dove è più bagnato per far fruttare le gomme, e adesso secondo me si potrebbero mettere anche le gomme morbide. Ma ti fidi a rientrare? Io se non rientrano tutti sto davanti e me la gioco così. Traiettoria. Vai così, vai così. Mi sono fatto fregare dalla sua frenata. E ho sbagliato anch'io, potevo risorpassarlo.
cioè avevano salvato i doppiati in quell'occasione. Potremmo avere culo soltanto se magari Izzard deve fermarsi per fare rifornimento, che magari appunto, no, però ha piovuto, hanno risparmiato carburante, o se magari fa la follia di rientrare per mettere le gomme d'asciutto. E si ferma. Attenzione! Attenzione! Colpo di scena, qui sta tornando il bagnate, a noi va bene. E a noi va bene, amministriamo e ci portiamo a casa questo ultimo giro. No, no, che potenza, che potenza. Metti a 3, metti a 3, vai tranquillo. Si sono fermati qui a mettere le intermedie. Intanto Wilk se ne va in testa a coda. Tutti si sono fermati, sta reiniziando a piovere. Una gara precisa, perfetta. Forse anche un po' a culo, potrebbe essere. Beh, un po' di fortuna ogni tanto ci vuole. Di solito l'acqua scombussola tutte quante le strategie. E a noi quest'acqua ci fa bene alle gomme. Ci fa bene a delle gomme da bagnato messe in un'occasione dove era arrivato un acquazzone clamoroso. Tutti gli altri hanno montato le intermedie. Scelta che si era rivelata esatta poi a lungo andare, perché dopo che ha smesso di piovere la pista ha iniziato ad asciugarsi, quindi le intermedie risultavano molto più performanti rispetto alle nostre wet. Però poi loro le hanno probabilmente massacrate, si sono dovuti rifermare, e noi ora siamo qui in queste ultime battute, in queste ultime tornate, con 15 secondi di vantaggio per poter affrontare queste curve leggiadramente. Non abbiamo avuto neanche problemi con il carburante, con una mappatura 6, quindi full economy, con... sì, quando vogliamo girare magari, full economy e con un risparmio al 6% al massimo, non lo so, mi sto perdendo comunque. Un risparmio carburante che si fa sul bagnato, siamo riusciti a portarcela a casa. Una Suzuki Escudo imbattibile. 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 La pioggia stravolge tutto. Ladies and gentlemen. Signori, allora che dire, io vi saluto qui. Il menu numero 43 però si è andato a concludere, quindi andiamo a riscattarci il premio. Congratulazioni, hai completato un menu. Ho un regalo per te, ricorda di passare a prenderlo. Biglietto roulette 5 stelle. Ok, ladies and gentlemen, allora che dire? Detto ciò, io vi saluto qui. Vabbè, andiamo a vedere che cosa abbiamo sbloccato. Allora, apriamoci il biglietto roulette che abbiamo sbloccato con questo evento. Ci daranno una manciata di crediti da barboni. No. E questi 500.000 crediti, insomma, ce li portiamo a casa. Esatto, 500.000, perfetto. Signori, allora io vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Gran Turismo 7 e ad un prossimo video, sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi.